Tra i principali eventi del Salone del Libro 2014 spicca certamente quello dedicato alla storia della RAI, indissolubilmente legata a Torino. A ripercorrere le tappe principali, Mauro Mazza, direttore di Rai Sport, Bruno Geraci, presidente del Coricom Piemonte, Pietro Grignani, direttore centro produzione Rai Torino e Alessandra Comazzi, giornalista della Stampa. Il capoluogo piemontese è sede del centro ricerche Rai, del museo e di Rai Teche. Direttore, quella della Rai è un'avventura grande per l'Italia con un sentimento a Torino. La TV, la Rai, nasce a Torino. Un po' come l'Italia, se vogliamo, no? Nella storia. E quindi Torino nel cuore di tutti, posso dire della mia generazione in particolare, perché la RAI, mi ricordo da bambino, era soprattutto Torino, arrivava da Torino, no? E poi si diffondeva in tutto il paese. Io appartengo alla generazione che è nata quando la TV era appena poco più grande di me. Io ho ricordi lontanissimi che mi riportano ad al maestro Manzi, con cui io a 4 anni imparavo a scrivere le prime lettere insieme con mia madre, padre Mariano, Lascia ora doppia, ho questi ricordi molto lontani e poi via via, lavorando poi in televisione, ho ricordi di più recenti e di televisione contemporanea che sta cambiando in modo radicale e velocissimo. Direi che la TV ancora una volta, come è sempre stata in quei 60 anni, è un po' all'avanguardia del cambiamento, lo vive e lo soffre prima che lo viva e lo soffra la società. E starci dentro è una bella e faticosa avventura.